ce ne sono, ma tante. Un altro sistema? Beh, comunque l'estate si sta avvicinando. Anzi, non che si avvicina, siamo nel pieno adesso dell'estate. Un sacco di turisti francesi, olandesi. Li vedi da te? Sì. Bellissimo. Olandesi, tedesco. Non si capisce. La Cotonna è diventata internazionale. Internazionale, proprio. E visca se dove pizzicarsi viene. No. Anche perché ho dato ordine di fermarlo alla frontiera. Di firmare il pizzicato, bravo. Ah, basta dire che trimo cordone, puro pizzicallo, no, non ci piace. No, basta, però quando... Milord, stanno cercando di fare il lungomare come ancora noi, stai in chiesa. Che fine? Sì. Che minupi? Ho la scena. La sabbia dolona a me, che non te ne posso. No, vabbè, è solo scogliera, la capita bene. Vabbè, no. Non potete attraccare manca una nave. Basta andare sulla bacheca del sindaco e dice: magari io mi voglio comprare una casa alla Crotonda, io voglio tornare, voglio venire a vivere alla Crotonda. No, non state vedendo piacere. Non si viene, vede, tardi a Marco. Sì, Tardan West. Sì. Senti Silvana, gli ospiti te ne... questo è un problema. È un problema, dobbiamo perché... dobbiamo cercare un altro proprio all'orizzonte. Sì, ma quel personaggio ne teniamo. Basta guardare, guardami un piccolo panorama che teniamo. No, spettacolo. Comunque personaggi, come dicevi tu, io teniamo così. Sì. Ma vediamo, per lunedì troveremo qualche ospite sicuramente. Ospite. Sì. No, notizie sicuramente. Fresche. Notizie a voi, stasera c'è la festa delle luci. Ho trovato Giovanni Olivi, gli ho detto per piacere abbaccio vinto, perché sennò... Infatti si è calmato. Infatti noi stiamo qui in questa bellissima... Sarà che ha fatto una preghiera a Santa Lucia e ci ha dato questo, si è calmato un po' il vento. Bene, Francesco, noi continuiamo. Salutiamo i nostri amici. E mi raccomando, lunedì con la settima puntata di Edicola Loco, dal nostro bellissimo campanile della Chiesa Madre, vi salutiamo. Ciao! Ne stai scim perché Silvano sa sorm di palum!